quelli che avete visto, qualcuno ha fatto, è riuscito a farsi un'idea di cosa potessero essere quelle persone con i sacchi? No, a nessuno interessa. Camici di forza? No, erano sacchi della Monnezza però puliti. Vabbè, per rispondere a questa cosa io vi faccio una domanda che è questa. Quanti momenti di umanità avete avuto oggi? Per umanità non intendo compassione, misericordia, pietà, gentilezza, ma momenti di contatto umano, relazione, presenza di fronte a qualcun altro, sganciati da tecnologia, da dita che vanno su e giù, da schermi. Qualcuno? Cerco di vedere i volti, ma non vedo niente. Molti, ok, molti. Allora, io vi faccio questa domanda perché questa domanda è un po' la domanda, il quesito che attanaglia la mia vita, no? Da un po' di anni, nel senso che io mi sono scoperta e ho scoperto intorno a me un depauperamento rispetto a questa cosa, cioè ovviamente siamo circondati dalla tecnologia, no? E questo rende facile la connessione, la comunicazione, lo scambio di idee, di contenuti e quant'altro, però questo rende più difficile l'essere presente a una relazione. Essere presente a una relazione cosa vuol dire? Avere due elementi, che sono un A e un B, avere una presenza fisica, avere una reciproca attenzione. Questo è interazione. Io lavoro su questo, abbinando questa cosa all'emozione. Quindi cercando di rispondere a questa domanda, io negli anni mi sono avventurata creandomi questo strumento surreale che sono gli Stargate emozionali. E l'ho fatto concependo, facendo teatro e diciamo riforgiando una nuova modalità, cioè usando il teatro in maniera non convenzionale per lavorare sulle relazioni, all'interno delle relazioni, per osservare le emozioni che da queste dinamiche scaturiscono. Io l'ho fatto insomma in spazi convenzionali, teatri, piazze e quant'altro. Quello che avete visto è una performance che faccio a Milano più volte. Ci sono dei mostri con questi abiti, questo abito molto distonico, molto quasi anche che crea disagio, e che si mettono in una piazza, che si mettono insomma in crocio di via. E che fanno delle domande alle persone che passano, delle domande importanti che possono essere c'è cioè qualcuno che ti ama veramente piuttosto che hai rispettato le regole, no? E quindi il fatto di portare una persona che vedete, erano persone a quell'ora, erano circa le 6 persone che uscivano dall'ufficio, tornavano all'università, poi eravamo proprio in prossimità di una metropolitana, per cui c'era veramente tanto flusso di gente. E quindi portare quelle persone stanche, insomma, verse già nella routine della settimana, della serata, del dopo ufficio, eccetera, portarle in uno spazio surreale davanti a una persona vestita da mostro che ti chiede così d'emblée, c'è cioè qualcuno che ti ama veramente, è comunque una grande sfida. Però le persone miracolosamente e meravigliosamente rispondono con grande generosità, nel senso che non ti insultano, anzi restano lì, ti rispondono con molta gentilezza e anzi molto spesso ti aprono degli scorci molto, molto interessanti, molto significativi, molto commoventi anche rispetto alle loro vite. Questa è la bellezza del teatro emozionale interattivo. Il teatro emozionale interattivo è una disciplina che è stata registrata sul registro nazionale ASIDBN DOS grazie a questa associazione che è Elefante Bianco, che è un'associazione affiliata alla LIDU, quindi Lega Internazionale Diritti Umani. Ed è per questo che questa disciplina ha un senso all'interno di luoghi in cui i luoghi chiusi, no? Luoghi ristretti, luoghi detentivi, luoghi in cui si lavora sull'espiazione che diventa rieducazione forse, che diventa accompagnamento verso una guarigione da una dipendenza. Molto spesso non è così. E, io sono entrata per caso all'interno di una casa circondariale qualche anno fa, ho portato io una compagnia di teatro emozionale interattivo e siamo andati a portare questo spettacolo molto semplice. Che parlava di una lettera appunto che un detenuto scriveva a una compagna, la quale incinta appunto, e in questa lettera appunto si diceva che lui probabilmente la nascita non avrebbe visto, non avrebbe potuto vedere la nascita di questo figlio. Quello spettacolo venne rappresentato al Sesto Secondo di San Vittore. Per chi non conoscesse San Vittore è
è la casa circondariale più vecchia, più antica, più, insomma, più complessa, più di Milano, della Lombardia, diciamo, ed è divisa in raggi. Raggi cosa vuol dire? Raggi sono una sorta di quasi gironi, no? Infernali, perché sono contenitori che vanno a includere delle tensioni diverse rispetto al reato. Il sesto secondo, per intenderci, è il raggio dei sex offenders, quindi reati a sfondo sessuale, transessuale, piuttosto che fascia, insomma, detenuti protetti e quant'altro. Quindi noi performammo per caso, insomma, quello spettacolo lì. E insomma, quei detenuti ci chiesero di fare un laboratorio, con me. Quindi quando mi fu chiesto, appunto, dall'educatrice: vuoi fare della rieducazione teatrale interattiva, che pure non sarà, secondo me, fatta manco un'idea di cosa potesse essere esattamente, con questi detenuti per i quali viene fatta davvero poca formazione, no? Io risposi di sì, nel senso che io cerco sempre di incontrare l'altro, chiunque abbia davanti, insomma, senza pregiudizio, senza giudizio, senza etichetta, senza andare a vedere che cosa c'è stato prima di quell'incontro, no? Prima che questa persona si ponesse di fronte a me. Per cui in quel momento ho accettato e ho iniziato, era gennaio, mi ricordo, mi assegnarono questo spazio, che era un'ex infermeria adibita a, diciamo, sala ricreativa, sala, insomma, sala studio, sala prova, insomma, sala tutto. E era questa ex infermeria dove c'era, mi ricordo, c'erano due sedie, c'era un cestino, c'era un lavandino in cui i transessuali si facevano la manicure, e poi c'era questo finestrone alto, insomma, privato di un vetro, con delle sbarre, ovviamente, no? Per cui questo è. Immaginate, quindi, di fare qualcosa di artistico, quindi che ha una finalità anche, se vogliamo così, ricreativa, all'interno di uno spazio che di ricreativo non ha niente, all'interno di una struttura gigantesca che di ricreativo ha men di meno. All'interno, appunto, davanti a persone che non hanno mai fatto teatro, che non sanno che cosa significhi quella sigla di specificazione emozionale interattivo, no? Per cui la prima cosa è riuscire a porti davanti a loro, insomma, a chiunque, in modo autentico, no? Quindi semplicemente senza filtro, senza maschera, comunicando quello che sei. E in questa maniera cercare una modalità per condurli, affascinarli e portarli verso lungo un percorso, verso una meta. La meta che ci prefiggiamo, allora, io quell'anno iniziai con 16 detenuti, da fascia tutti uomini, dai 25 ai 65 anni, etnia diversa. Allora, la prima cosa che ci prefiggemmo era, insomma, trovarci un nome, no? Perché, insomma, avremmo dovuto lavorare molti mesi insieme, quindi, insomma, saremmo dovuti diventare una creatura, insomma, mobile, indipendente all'interno di quella struttura. Quindi, nel momento in cui io chiesi loro: allora, come vogliamo chiamare questa compagnia, questo gruppo di uomini che si forma e una volta alla settimana si incontra per parlare, insomma, di drammaturgia? Vennero fuori diversi nomi, alla fine venne scelto questo nome, che è Non voglio farne parte. Quindi nacque il progetto Non voglio farne parte, perché sostanzialmente chi lo propose disse: chi vorrebbe fare parte di una compagnia di detenuti? Chi vorrebbe entrare qui in questo spazio a fare teatro, no? Insieme a noi, in questi luoghi. Quel progetto poi camminò, fece il suo percorso, nel senso che poi negli anni passai dai sex offenders ai reati comuni, poi passai alla circondariale di Monza. Attualmente sono in comunità, insegno in comunità di recupero terapeutico per tossicodipendenti e alcolisti. A settembre partirà un progetto in una comunità di minori. Tornando a quel Non voglio farne parte, il secondo scopo che ci prefiggemmo è: allora, facciamo qualcosa di importante, no? Qualcosa di importante, però, che sia in qualche modo legato anche a quello che abbiamo intorno, a come ci sentiamo, no? Ovviamente non posso proporti Shakespeare, non posso proporti. Voglio proporti qualcosa che si possa legare alla situazione di straniamento, di solitudine che stai vivendo. E la cosa, diciamo, più vicina che mi venne in mente, che ci venne in mente, perché in realtà c'erano all'interno due persone che qualcosa, insomma, di letteratura, teatro, insomma, masticavano, è fu Godot, appunto, di Beckett. Per cui nacque quell'anno, appunto, un Godot Reloaded, di questo spettacolo che avemmo la fortuna di inserire all'interno della Giornata Internazionale del Teatro in Carcere dell'UNESCO.
Quando qualcuno mi chiede insomma di parlare dell'esperienza del teatro in carcere, oppure anche in comunità recentemente, io dico sempre: per me è esperienza di umanità, no? Per cui per me incontro è una parola importantissima, una parola meravigliosa, una parola che è come una sorta di cilindro da cui scaturiscono mille cose bellissime, no? Per cui io quando entro in una struttura detentiva, che poi alla fine è un pellegrinaggio, perché immaginate poi i permessi, i corridoi, e passi tra le celle, passi, cioè nei corridoi tra le celle aperte, l'infermeria e quant'altro, per cui diventa un vero pellegrinaggio per chi entra e ha l'ostinazione di tornarci ogni volta. Per me, insegnare questo tipo di cose all'interno di strutture di questo tipo vuol dire incontrare umanità, vuol dire ritrovare persone che la settimana dopo ti raccontano delle storie, ti raccontano che hanno incontrato i figli, a cui hanno raccontato di fare teatro, e quindi i figli sono un po' più contenti perché probabilmente i genitori hanno un volto diverso, un'espressione diversa, e poi ti fanno vedere delle cose, delle cose che hanno scritto, che hanno provato a scrivere, quindi poesie. Quindi in qualche modo si mette in moto una sorta di circuito di produzione e che poi in realtà è uno scavare dentro di sé per trovare delle cose, no? Per cui qual è il senso di tutto questo? Il senso di tutto questo è che io, partendo dalla mia domanda e continuando insomma a rispondere a quel quesito, cerco anche un po' di stimolare le persone che ho intorno a me, no? A cercare spazi di incontro, a cercare spazi di interazione, perché nell'interazione sì, c'è uno scambio tra due elementi, c'è uno scambio anche, c'è una modifica e una trasformazione fisiologica, se vogliamo, no? E per cui quello che vorrei, insomma, magari con l'aiuto di Giacomo, provare a farvi fare una cosa, ecco, questa sera a chiusura di questo breve speech. Se magari. Allora, io vi chiederei, quest'ultimo supplizio, allora, di alzarvi tutti. Grazie. Vedo che siete molto distribuiti. Vi chiedo di distribuirvi in modo, cioè di avvicinarvi dove ci sono degli spazi vuoti e quindi riempire le file vuote. Quindi, ad esempio, di venire, insomma, di riempire tutti i sedili possibili e immaginabili. Quindi, tutti quelli che sono indietro, di venire avanti e quant'altro. Sì, facciamo 3 minuti. 3. Tanto sono state. E voi, anche chi si nasconde, prego. Qui ne mancano, prego. Forza, 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 volontariamente, senza paura. Allora, ci sta ancora qualcuno? Guarda, lì c'è un posto, che tu sei là, sì, c'è un buco là, grazie. Allora, adesso siete 1, 2, 3, 4, 5. Allora, facciamo così. La prima fila si gira. Ok, perfetto. La terza fila, siete 2, 4, 6. La terza fila invece abbiamo due, nella terza fila abbiamo due coppie, quindi chiedo alle due coppie di mettersi di fronte, uno di fronte all'altro. Ok. Voi lavorate diversamente perché siete dispari. Invece la quarta, scusate, come non sopra, la quarta e la quinta fila, dunque la quarta fila si gira verso la quinta fila. No, voi della seconda state lì, siete buoni, sì. Allora adesso, prima fila, seconda fila, quarta fila, quinta fila, avete tutti un compagno davanti? Sì, dite di sì. Grazie. Lui è scoperto, c'è uno scoperto, chi vuole fare? No, tu sei da sola? No, aspetta, tu sei con lui. Voi, tu con chi sei? Sì, sostanzialmente ciascuno di voi deve avere un compagno di fronte, quindi mettetevi. Cioè, sì, vuoi andare. No, vabbè, dai. Allora, adesso vi chiedo di praticamente alzare le mani. Mettendo praticamente i palmi delle mani, così come le faccio io, più o meno all'altezza delle spalle, e di farli avanzare questi palmi fino ad incontrare i palmi delle mani della persona che vede di fronte. A questo punto vi chiedo di stare lì qualche istante e poi di chiudere gli occhi. A questo punto partirà un tempo circa di 3 minuti. State lì semplicemente, osservate, sentite, disagio, piacevolezza, cose, quant'altro.
Cercate di non sentire, per quanto possibile, la mia voce è impossibile, la voce di chi avete intorno, il rumore delle cose, concentratevi soltanto sui palmi delle mani delle persone che avete di fronte. Quindi esiste soltanto chi avete di fronte, ecco. Un minuto è andato, forza, ne avete ancora due. Se volete provate anche a muovere le mani insieme all'altro, no? Invece magari se la posizione statica vi crea fastidio o rigidità, muovete anche le mani, cioè sempre palmo contro palmo, se lo desiderate, se vi crea un po' più di benessere fisico. Ancora un ultimo minuto. Se vi viene da ridere, ridete, non preoccupatevi, la gente di solito scappa quando lo faccio fare. Secondi. Se Ok, potete sciogliervi, slegarvi dall'unione. Potete tornare a sedervi, insomma, comodamente come stavate prima. Adesso volevo, siccome le mie, diciamo, performance, incontri teatrali, si chiudono sempre con quella che chiamiamo restituzione, che vuol dire. Condivisione è una roba che ha anche un po' un altro significato, però è una sorta di apertura rispetto a quello che si è sentito, proprio perché si lavora, vabbè, qui veramente poco, però sulle sensazioni fisiche, eventualmente su quello che si sente rispetto alla vicinanza dell'altro. Volevo chiedervi se qualcuno volontariamente ha desiderio di condividere con gli altri la sensazione che ha provato, se ha sentito qualcosa, può essere anche disagio, schifo, insomma, qualsiasi cosa. Cioè, le cose devono venire fuori senza giudizio, quindi che vengano pure parole, insomma, fastidiose. Sono scaldate le mani. Nessuno abituato. Quindi hai sentito. Certo. Ma per chi si è sperimentato magari con qualcuno dello stesso sesso o avrebbe preferito qualcuno dell'altro, cioè c'è stata magari una sensazione diversa rispetto al fatto di sperimentare le mani di una persona dello stesso sesso o dell'altro, insomma c'è stata una diversità, non so come. Io mi sono sentito a mio agio, ero con un No, no. altro ragazzo. Io molto a mio agio, ero, no, con molto tempo, perfettamente tranquillo. Altri volontari, la sala burla, ho Veniva una mano. da stringere maggiormente quelle mani, cioè da approfondire, mi sembrava quasi come se fossimo un pelo da qualche cosa, ma in realtà volevo Sì, prenderle meglio. un po' meglio, sì. Solidità, come se potessi Appoggiare. io stranamente
veramente fare il freddo dall'altra parte. Anche io a mio agio sono una persona dello stesso sesso, e ho sentito il respiro da un certo punto della persona. Io il battito. Ah, ok. Molto bene il battito. Anche io. Pazzesca, stare immobile, è una cosa che mi fa. Sì, infatti a volte quella che ha realizzato quella la postura, sì. Quello, cioè, per distaccare per quello, probabilmente. Okay. Invece, siccome io insomma vorrei chiedere, siamo per un minuto proprio veloce, 30 secondi. No, volevo, insomma, voi oggi avete visto, ascoltato tante storie, insomma, belle, interessanti, consumature tanto diverse, persone diverse, mondi diversi. Io volevo un attimo però, se qualcuno ha voglia, proprio tipo 2 secondi proprio di espressività, se qualcuno ha voglia di raccontare perché è qui oggi e che cosa si porterà, più che altro la domanda interessante per me è che cosa si porterà a casa oggi dopo questa giornata, no? Siamo nell'attesa, siamo finiti. Speranza. La consapevolezza di non essere soli a vedere un mondo così. Okay. L'attenzione verso l'altro. Nuove idee. La domanda è piaciuta, questa è prima. Un concetto di incontro casuale. Persone che accomunate dal desiderio di crescere, di essere contaminati, però questa casualità aiuta, mi è piaciuta molto la sofferenza come elemento fondamentale per poterci muovere meglio e riconoscere anche meglio. Un altro? Vabbè, non abbiamo tempo, siamo stati fortunati. Vabbè, io vi ringrazio, grazie dell'opportunità e insomma, grazie davvero. Thank you.